Prima giustamente diceva Arbore, Genova, la Liguria, terra di musicisti, di cantori, di cantanti, di viaggiatori, di marinai, di lavoratori. E un personaggio, Ligure, io me lo ricordo alle prime trasmissioni mie, ci manteniamo bene. Michele! Grande Michele! Con un pezzo universale, Susan dei Marinai. Sette mesi d'alto mare, quando sbarchi cerchi lei e ti pare di tornare da Madame Butterfly. Susan de Marina non fa problemi mai, un regalino e poi il resto è tutto per noi. Dice no, quando ha bevuto un po', dice se tu vuoi me, portami in mare con te. C'è tempesta questa notte, mare mosso, forza sei, le lenzuola sono vele per i sogni che le dà. Susan de Marina non fa problemi mai, un regalino e poi il resto è tutto per noi. A volte dice no, quando ha bevuto un po', dice se tu vuoi me, portami in mare con te. Occhi sicuri, stelle polari, è quel che cerca in noi. Sogna di mare e antichi velieri, ma poi non parte mai. Susan de Marina non fa problemi mai, un regalino e poi il resto è tutto per noi. Portami in mare con te, Susan de Marinai, la trovi in tutti i bar, dice un bicchiere poi. Ragazzi, parto con voi. Mille grazie. Caro Michele, grazie. Michele, vedi, nei paesi di Riviera c'è sempre la nostalgia, perché ogni partenza è come un impegno per tornare, perché quelli, chi parte vuol tornare. Anche tu sei stato che sei nato sul mare. Sì, non sono nato in collina, poi mi hanno spostato sul mare, ma quando io voglio tornare. E c'è una canzone vostra, che celebra questo mito del ritorno, questa voglia del tornare, che io ho sentito proprio raccontare da una persona, un edicolante a New York,
andavo a comprare sempre i giornali italiani, sì, e questo che mi rispondeva in ligure, e c'aveva 75-78 anni, insomma, dice: senta, io adesso vado in pensione da 2 anni, dico: ma quando devo stare in America? Io sto qui in America da 60 anni. Ah, dico, e quindi rimane, dice: no, torno a casa mia, torno a Chiavari. Dico: ma a Chiavari ha parenti? No, nessuno. Ma gli è rimasto una casa? No, nessuno. Ma ha qualche mio amico, qualche cosa, perché torna? E mi rispose come la famosa canzone: per posare ossa. Per posare ossa, sì. Che è una cosa dolcissima. Per tornare, proprio per assaporare anche nell'ultimo saluto la mia terra, per stare, certo, con la mia terra. Certo. Ma se che penso. Certo. Ma se che penso di Marguti Cappello, per onorare la mia terra, per cercare di aiutarla quando si può, è successo già 2 volte. Due volte ho dovuto, mi sono trovato a cantare in occasione di un triste evento come l'alluvione, quella precedente e questa. Non voglio assolutamente che succeda la terza volta, non deve succedere. Siccome io conto di campare ancora per parecchio, devo essere sicuro che non succeda. Facciamo in modo che non succeda. Bene, ci incontreremo in altre occasioni. Questa canzone io la dedico anche a tutti gli artisti genovesi che io amo. Io sono figlio dei fratelli Reverberi, di tutti i cantautori genovesi. A loro devo praticamente tutto. Ho debuttato in un localino qui vicino, a San Pier d'Arena. Si chiamava l'Iris Buranello di San Pier d'Arena. Avevo 15 anni. Quindi io devo tutto a questa città e a quelli che la abitano e a quelli che hanno fatto musica in questa città. Quindi omaggio con una canzone che è l'emblema di Genova, scritta da 2 grandissimi cantautori, anzi un cantautore che la cantava e l'ha anche incisa, l'ha composta assieme a Margutti, Osciu Cappello. Ma sa che penso? O lea partiu senza una palanca, lea già 30 anni forse anche da giù. O laia lutto per mette di ne a banca, per poi se ne in giorno torna in su. E fa a palasina e o giardinetto, o rampicante qua cantino vi, a branda tacca erbe a isoletto, ed aghe naschena. Sei ai matti, ma ufficio che diceva non che pensa. Asena, cos'è ti che ve turna? Ma se che penso a lui mi vedo ma vedo i miei monti e a già sa d'annunzia. Rivedo righi e me sa strenzo che vedo la lanterna a cava la siume, rivedo a seia se la illumina, vedo la fuge e sento franzo mare, e a lua mi penso ancora ritorna. A possa io se lascio un dome maduna. Le ha già passato tempo e forse troppo, e un figlio che diceva stiamo bene. A mia papà, al viaggio pensiamo dopo, un viaggio è lungo, te vedo e non convene. Oh no, oh non mi sento alcun in gamba, su stufo non ne posso proprio giù. Su stanco di sentir, signor caramba, mi vedo ritornamene in poesia. Di te nasciu chi è temparo spagnolo, mi son nasciu senese e non me mollo. Ma se che penso a lua mi vedo, ma
vedo i miei monti e a casa d'annunziare. Rivedo righi e mezza strenzo che vedo a lanterna a cava la siume. Rivedo a seia se na illumina. Vedo la fuge e sento franzo ma. E allora mi penso ancora ritorna. Apposa io se lascio un dome maduna. E senza tante cose ho le appartio. E a sena o se gaffurmo turna o seni. Michele! Ciao, bravo Michele! Quanta gente, quanti siete, che bello, che bella forza, che bello spettacolo di forza che stiamo dando questa sera, che state dando questa sera con la vostra presenza. Siete conoscenti, siete compagni di scuola, siete condomini e chissà se ci saranno anche quei famosi quattro amici. Quegli amici, quei quattro che si incontrano al bar e ognuno racconta quello che ha fatto della propria vita e come sono andate a finire le cose. Soltanto un poeta poteva raccontare una storia semplice, grande ma intensa di quattro amici al bar. Gino Paoli. Se ne stanno a casa, si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Con la donna al mare si può fare fortuna in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa, si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Sarà. Sono tutti quanti a casa.
sai, quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me, con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, hanno deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar, un po' di più, che hanno deciso di cambiare il mondo. Beh, stasera di amici ce n'è qualcuno in più. Grazie. E voilà. Vai. Allora, salve. Dunque, quando abbiamo fatto l'ultimo concerto con il signor Paoli, spostati, via. Allora, e lui facendo ti ricordi? No, non mi ricordo. Cioè, io mi ricordavo tutto, lui faceva finta di non ricordarsi, che si ricorda tutto benissimo. Allora, mi ha fatto questa grande concessione. Mi ha detto, io ho scritto una canzone secondo me bellissima, perché è un ragazzo di grande consapevolezza del suo talento, quindi se lo può permettere. E poi ha detto, la faccio cantare a Ornella perché sicuramente la canta meglio di me. Ma nello sguardo aveva qualcosa che non mi convinceva. Perché mi guardavi così? Dove è andato adesso? Paoli! Paoli? È vero che mi guardi sempre con sospetto quando canto? Come no? Conosco bene il tuo sguardo, sai? Adesso ricominciamo. Ti ricordi no. Quella volta che mi hai aspettato tutta la notte fuori seduto sulle scale? Porca miseria. No. Cioè, noi abbiamo fatto due tournée. La prima era una tournée dove si chiamava Insieme, e noi facevamo finta di essere ancora come una volta innamorati, ma qualcosa come 100 anni fa eravamo innamorati. E la questione è che fingevamo talmente bene che mia mamma mi ha detto, mia mamma che era veneta, mi ha detto: te avrà mica intenzione di metterti ancora con quella là? Perché quella là chissà cosa è carina. Vabbè, allora vi canto questa canzone che tra l'altro io amo moltissimo. Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo. Se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto. Se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino. Se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto. Averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un impianto. Averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Volesse una bocca che ti cerca, che ti inghiotta, così mi porto dentro la tua vita, questa canzone mai finita. Averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza,
di maggio che scalda la tua pelle, ti scioglie il cuore e ti dà la forza di ricominciare. Averti addosso, averti insieme, restare insieme, volerti bene. Adesso, adesso non, fate, non, fate troppo, non fate troppi applausi perché sennò sono geloso, dovrebbe arrivare Renato Zero. Vai Renato. Adesso tu cosa fai qui? Non guardarmi con quegli occhi persuasivi. Sì, perché tu hai questa proprietà, cara Ornella, che tu puoi chiedere qualunque cosa, in qualunque momento, in qualunque momento, che improvvisamente la volontà di un uomo si piega, si inchina alla gioia di servirti, di appagarti, o oh mia regina. Basta che non mi chiami, hai due di notte e mi fa: pronto Renatino, come stai? Non sono io, ti confondi con Patrick. No, è lei. Assolutamente. Sì, ciao. Di notte e attacca. Ma non è vero. Capito? E mi attacca e mi lascia lì. Ma non è vero, non ti chiamo mai alle due di notte, ti chiamo mai. Quando? Alle due di notte ti devo chiamare, ma non diciamo. Dai, che ogni tanto lo fai e ti scordi. Ma saranno passati 40 anni che ti ho chiamato una volta. Quanto sei buona. Buona, come si dice a Roma. Ma adesso tu cosa devi fare? Adesso io devo recapitarvi una missiva da parte di uno dei più grandi artisti italiani, che questa sera era impossibilitato a venire, ma si è preoccupato di lasciarmi questo messaggio che io rivolgo a Gino affinché lui lo legga. Cosa viene adesso? E voglio dire che questo artista sarà faranno la stessa cosa che abbiamo fatto a Genova, la faranno a Carrara con Giorgio Panariello, e lui sarà presente. Ti prego di leggere questo messaggio. Dunque dice: carissimi amici, ho appreso con la disperazione dell'impotenza la tragedia che solo pochi giorni fa ha sconvolto la vostra terra, le vostre famiglie e i vostri cuori. A pochi chilometri di distanza mi sono unito al vostro dolore e alla vostra costernazione, come se in quei luoghi ci fossi nato e cresciuto. Perché chi ha avuto la fortuna di visitare anche una sola volta quel paradiso non può fare a meno di innamorarsene. Solo chi, come me, ama la propria terra, tanto da commuoversi ogni volta che è costretto ad allontanarsene, può comprendere lo stato d'animo di chi, in poche ore, ha perso tutto e soprattutto quelle piccole cose di incalcolabile valore che rappresentano il ricordo di momenti o di persone care. Dal profondo del mio cuore vi giunga tutta la solidarietà, l'affetto e la promessa di fare tutto quanto sarà nelle mie possibilità affinché tutti coloro che amano questa terra possano al più presto lasciarsi alle spalle persino il ricordo di una così triste esperienza e con l'ottimismo vitale di chi guarda avanti con speranza e coraggio possano al più presto tornare a sorridere. Andrea Bocelli. E adesso io devo dire, Renato, che il messaggio di Gino Paoli, questo appello, è stato raccolto anche addirittura dall'altra parte della Manica. Abbiamo questa sera, e ho l'onore di averlo come musicista in questa mia performance, uno dei più grossi musicisti, chitarristi, credo del mondo, perché ha suonato con i Dire Straits e con Paul McCartney, con tanti tanti artisti suoi conterranei. Addirittura ultimamente era in tournée con George Michael, solo che lui ha avuto, come saprete, una polmonite, è ricoverato a Vienna. Eliminiamoli però questi qui che non sono venuti. Cioè, inutile parlarne. Ho capito. Quello non è venuto, perché ho quell'altro capito. Non è venuto. Non è pubblicità. Phil Palmer! Al pianoforte il maestro
Danilo Madonia. Ai tuoni. Inventi le mie forme, lo stile è quello tuo. Poso per ore davanti a te, mi dipingi di sole anche se non c'è. A un tratto trovo me. Inventi quella luce, ma sono gli occhi miei. Mentre ti guardo io non so più dove finisco io e cominci tu. Il sogno, la realtà. Poi mi scopro lì a volare, il cielo su di me, mentre la mia mano cerca te. Na, 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 na. Arrossisci un po', ma non vuoi più mandarmi via. Inventi la poesia, inventi la poesia. Inventi quella luce, ma sono gli occhi miei. Mentre ti guardo io non so più dove finisco io e cominci tu. Il sogno, la realtà. Ogni volta io rinasco nei pensieri tuoi, colorato e folle più che mai. Na, 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 na. Arrossisci un po', ma non vuoi più mandarmi via. Inventi la poesia, inventi la poesia, inventi la poesia. Grazie Genova. Grazie. Vorrei qui il maestro Gino Paoli. Adesso vi devo raccontare brevemente la sensazione straordinaria che prova un aspirante artista al secolo, Renato Fiacchini, che si appropinquava, si dice appropinquava? Sì, è onomatopeico. Ma io posso, capisci? Dà l'idea. Ma posso curarmi? No, non c'è bisogno. C'è bisogno. Resta malato così come sei che va benissimo. Allora, mi recavo. Ti recavi? Al 12° chilometro della Tiburtina, dove
si ergeva questo monumento della discografia che era l'RCA. Avevo i pantaloncini corti, no, avevo già numerose paillette sparse per tutto il corpo. Io ti ricordo. Strass, sparavo strass senza avere il porto d'armi, pensa. Sì, sì. Era pazzo già, era ecco, pazzo. Avevo una gallina che si chiamava Tosca, pesava 6,5 kg, e prendevamo l'aromativoli per recarci al dodicesimo chilometro della Tiburtina, dove incontravo al bar dell'RCA a turno, incontravo Luigi Tenco, incontravo Umberto Bindi, incontravo Michele, incontravo Rita Pavone, Gianni Morandi, ma soprattutto incontravo il maestro Gino Paoli. Quindi ritrovarmi qui dopo che mi sono in qualche modo accaparrato l'onore di questa chiamata, mi trovo su questo palco e devo finalmente esternare questa dichiarazione d'amore nei confronti di uno dei più grossi poeti di tutti i tempi, e vorrei condividere con lui questo palcoscenico con una partitura che si chiama Una lunga storia d'amore. Caro Pippo, ottima scelta, bravo, bravo Renato, bravo, 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 bravo. Il maestro c'è. Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi. È stato come volare, è stato come volare qui dentro camera mia, qui dentro camera mia, come nel sonno qui dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo. È troppo tardi, ma è troppo tardi, ma è presto, se tu te ne vai. La leggenda. È nata una gran bella coppia. È nata una bella coppia, Gino Paoli, Renato Zero. Grazie Genova ancora, restate con noi. Restate con noi. Certo. A dopo. Un altro figlio, Un altro figlio di questa terra. Ah no, torna Renato, che caccia via? Quello sta qui fino a domani mattina, figurati. Figlio di questa terra, stanno preparando qui le attrezzature, la partitura, eccetera, due canzoni bellissime di un repertorio immortale
è un ritorno perché adesso si accinge a lanciare un disco, a fare una tournée molto lunga che sarà sicuramente salutata positivamente dal pubblico. Cristiano De André. Vai Cristiano, pubblico è tuo. Grazie. La strada è piena di chiari di luna, le tue mani vele per il mare, in questa notte che ne vale la pena, assimare delle ciminiere. Genova era una ragazza bruna, collezionista di stupore e noia. Genova priva fra le labbra scure, soffio caldo della macaria. E adesso se ti penso, io muoio un po'. Se penso a te che non ti arrendi. Ragazza silenziosa dagli occhi duri, amica che mi perdi, adesso abbiamo fatto tardi. Adesso forse è troppo tardi. Voci di un cielo freddo già lontano, le vele sanno di un addio taciuto. Con una mano ti spiego la strada, con l'altra poi ti chiedo aiuto. Genova adesso è chiuso in un bicchiere, le voci stanche, le voci straniere. Genova è chiuso fra le gelosie, le tue ultime fantasie. E adesso se ti penso, io muoio un po'. Se penso a te, un po' mi arrendo. Alle voci disfatte dei quartieri indolenti, alle ragazze dai lunghi fianchi, e a te che un po' mi manchi, ed è la vita intera che grida dentro, o forse è il fumo di caricamento. C'erano bocche per bere tutto, per poi sputare tutto al cielo. Erano notti alla deriva, notti di Genova che non ricordo e non ci credo. Genova rossa, rosa ventilata, di gerani ti facevi strada. Genova di arenari e pietre, anima naufragata. Ti vedrò affondare in un mare nero, proprio dove va a finire l'Occidente. Ti vedrò rinascere in colore, ma chiederai ancora amore, senza sapere quello che dai. Perché la vita è intera che grida dentro, o forse è il fumo di caricamento. C'erano bocche per bere tutto, per poi sputare tutto al cielo. Erano notti alla deriva, notti di Genova che regala donne di madre perla, con la ruggine sulla voce, e ognuna porta in spalla la sua croce. Tra le stelle a cielo aperto, mentre dentro ci passa il tempo, proprio adesso che ti respiro, adesso che mi sorprendi così. Che se ti penso muoio. Se ti penso muoio un po', e se ti penso muoio un po'.
giro. Ricordi? Sbocciava le viole. Con le nostre parole non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassire rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è finito ormai, non resta che qualche svogliata carezza. È un po' di tenerezza. Ti troverei in mano quei fiori appassiti a un sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai. Ma sarà coprirei d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Cristiano De André. Se fare sempre la musica così improvvisata, con scambi, con cose, questo è molto bello. E in bocca al lupo per la tournée. Grazie. Vai, vai tranquillo. Cristiano De André. Mi trovo con due microfoni. Non è un errore, no, non è. Chi ti ha detto che per te? Non te lo do. No, lascialo stare, lascialo. Vattene. Capirai, io quando acchiappo un microfono che me lo lascia, sono i carabinieri. No, ma non è casuale questo microfono in più, perché adesso faccio un salto indietro nel tempo, molti anni fa, oggi si fa dei talenti, ricerca talenti. Io ne ho beccato uno di talento, che è talento ancora oggi, che è talento sarà ancora domani, che mi ha cambiato la vita allora quando l'ho visto, e quando lo vedo ancora me la cambia, ed è in sala. Io lo invito, questo è il microfono, a venire su. Beppe Grillo. Beppe. Eccolo qua,
mi riporta indietro. No, io non volevo rovinare questa atmosfera che è veramente straordinaria, di lentezza, di poesia, di... No. Io poi sono cambiato, io qui non riesco a dire, dietro le quinte bisogna non parlare di politica, hanno paura di qualsiasi cosa possa dire. Forse sono io che sto cambiando, sono diventato più buono, c'è Pippo Baudo sul palco, non lo prendo neanche per il culo, è una cosa che è meravigliosa. Sono diventato buono, c'era un ministro lì dell'ambiente, non l'ho neanche mandato a fanculo, ma te pensa, che è un ministro che si è presentato bene. È venuto qui, io ho letto qualche intervista che ha fatto, è un uomo che comincia a cambiare, a capire come va il mondo ed è disponibile a fare delle belle cose. Ha detto che il ponte sullo stretto è un'idea interessante che bisogna portare avanti, la TAV la faremo sicuramente, gli inceneritori perché non farli se no l'immondizia dove la mettiamo, e poi ha detto che lui tutti i giorni mangia OGM e sta benissimo, allora, quindi ha cominciato benissimo. Ma dobbiamo arrestarlo? No, io non lo so come si prepara. Allora io gustavo questa cosa qui di Gino, con Gino che ha organizzato, è andato in tutte le televisioni, perché fare una serata di beneficenza a Genova è difficile. È difficile perché il genovese, quando sa che è beneficenza, risponde poco. Dovresti dirglielo dopo che ha pagato il biglietto, che è beneficenza. Invece stasera siete stati meravigliosi. Noi abbiamo fatto un'altra sera. Siete stati veramente, mi avete sorpreso, perché abbiamo fatto una serata di beneficenza. Mi ricordo quando ero in televisione che io parlavo e lui stava lì, non andava mai via, stava sempre lì. Okay. No, non ti inquadra nessuno adesso, porca di una puttana, no, mollami un po', mollami. Ma me ne vado. È 30 anni che non mi mollavi, mollami adesso. Me ne vado. No, ti controllo però. No, voglio dire, abbiamo fatto una serata con Celentano al CEP e portare con Biagio Antonacci, sempre con il maestro Gino Paoli, con Don Gallo, con Biagio Antonacci, è venuto Celentano al CEP e vedere, e quando gli avevo detto di venire al CEP, che è quel quartiere che conoscete tutti, io le avevo detto che era un quartiere residenziale, quindi ho detto vestiti bene perché in lungo, cioè, quando è arrivato, a parte che è arrivato con 20 di scorta, gli ha dato la scorta a Moratti, la sua, ha bloccato un vecchio che era lì, fermati qua, non c'era un cazzo di nessuno, tutti pieni di gorilli che giravano. È stata una serata anche lì emozionante, la gente è venuta, abbiamo raccolto i soldi, come stasera, ecco, facciamo sempre le cose per i soldi, facciamo delle fondazioni per i soldi, devolviamo i soldi, questi soldi, sarebbe anche l'ora di finirla, la gente non ce la fa più neanche nella beneficenza dare soldi, forse è una strada che dovremmo interrompere, e se non siamo noi a Genova a interrompere questo flusso di soldi, dove cazzo lo devono fare nel mondo? Allora, voglio dire che la solidarietà è anche condivisione, non solo dare i soldi. Io ecco perché ho fondato, mi sono buttato un po' a dire delle cose e a creare un movimento di giovani, perché mi sono rotto i coglioni di fare, di riciclare la lattina, di dare i 2 euro con Wind e di mettermi a posto un po' la coscienza. Allora, se dobbiamo cambiare, dobbiamo cominciare a cambiare. Qui siamo qui, non dovremmo essere qui e non dovremmo più essere qui. Le cause per cui siamo qui si conoscono e sono nomi, cognomi precisi. Io non volevo fare una denuncia, sono buono, sono gandiano. Io non volevo, prima non riesco, è la mia natura. Devo avere un capo espiatorio. Allora noi viviamo in una città difficile, lunga 22 chilometri, con le montagne sopra, che hanno 22 fiumi. Noi abbiamo 22 fiumi, magari non lo conoscete neanche voi. Tu che cazzo mi guardi? Sei di Savignone, dove cazzo? Allora, 22 fiumi. 22 fiumi di cui conosciamo solo un paio, due o tre, il Bisagno, il Polcevera, e gli altri sono sotto e sbucano da qualsiasi parte, ogni tanto sbuca un po' d'acqua, da qualche parte non sai dov'è, cosa fare, allora il cemento basta, e allora questa politica che adesso si sta adeguando, fanno le riunioni della politica in diretta, la trasparenza, scoprono la trasparenza, Dio mio! Il consiglio regionale attraverso la televisione, tutti lì a dire bisogna fare qualcosa con la televisione, non con internet, con lo streaming, in modo che con internet tu intervieni direttamente, sempre con questa cazzo di televisione che deve morire.
Allora, è una città difficile, una città, io ci sono nato, li conosco tutti uno per uno. Mi guardano, so cosa pensano, oh, Leo dice due musse, guadagna un gran, perché dicono così. È così. Genovesi sono così, non ti guardano per la strada, non ti salutano, fanno finta di niente, non lo cago neanche se mi ammazzano e se ne vanno. Poi ne parlano tre giorni, l'ho visto, sai, l'ho visto. Siamo così, siamo, abbiamo dentro una perfidia nostra. Non fate finta di essere buoni stasera, siete delle merde come tutti gli altri. Io vi conosco. Io sono nato a San Fruttuoso, io sono nato in un quartieraccio, non sono, non, se mi sono fatto un po' di grano me lo sono fatto facendomi il culo e sopportandomi quest'uomo degli anni, avete capito? La mia disperazione. Pensa che responsabilità, ragazzi. Dai, cazzo, te lo ricordi quando io ho mandato a fanculo i socialisti, porca puttana? No. E tu hai detto mi dissocio, merda, dillo adesso. No. Ah no? No. Poi però ci sono delle soddisfazioni, fermi, ci sono delle soddisfazioni nella vita. E io ho detto che i socialisti rubavano e ho detto, mi sono giocato anche una carriera televisiva. No. Ma i socialisti oggi non ci sono più e io sono qui, italiani! Ammazza, e questa è grossa. Io sono nato in un posto dove c'erano i contrabbandieri, il porto funzionava. Era un porto diverso, questa è una città, il porto più importante. È stata la città che per un secolo ha dettato legge al mondo. Dove abbiamo inventato le banche, i bot, il debito, l'abbiamo inventato noi. Le assicurazioni, i cognomi, il Banco San Giorgio, le tratte. Chi è quello lì rosso? Cazzo. Beh. Sono nato in un quartiere dove c'erano, si conviveva tutti, non c'era il diverso. C'era il diverso, ma dopo un po' diventava uguale. Perché eravamo costretti a convivere, c'era il bulicio, perché si chiamavano bulicci, non gay. C'erano i bulicci che toccavano il culo sull'autobus, o venivano al cinema, ti mettevano l'impermeabile sulla coscia con la mano così, e tu, dato che si poteva fumare, tiravi una sigaretta e gli bruciavi la mano all'impermeabile. Vaffanculo, poi hanno tolto il fumo del cinema. Sono nato dove in via Filippo Casoni. Al 5 interno 16, al 5 interno 17 ci stava Donato Bilancio, un serial killer. Sono nato con lui, aveva 3 anni con me, mi portava all'asilo perché mia mamma diceva ti fai accompagnare da lui, se no non sto tranquilla. Ma te pensa, come cazzo sono venuto su io? Chi vive e nasce in questa città non ha paura più di nessuno, non ti fa più paura di nessuno. Non ti fanno paura, non ti fa neanche paura e questo Monti, Rigor Montis, questo Rigor Monti, questi cazzo di banchieri messi lì da delle banche, non eletti da nessuno. Noi, per cazzo, stiamo migliorando l'economia e abbiamo perso la democrazia, vaffanculo, questo ve lo dico di cuore. Italiani! Qui ci sono, c'è un gobbo, qui ci sono delle parole. Il gobbo, vabbè, qui ci sono le parole, ecco, leggete, pezzi di merda, leggete. Anche Gino Paoli ha letto Sapore di sale, lo leggeva. Io ci ho fatto 3 tournée con lui. Ci ho fatto 3 tournée, era bellissimo. Ho passato tutti i suoi cazzo di periodi. Il periodo del poeta. Usciva e prima di fare una canzone diceva una cosa. Usciva come esce lui e arriva e diceva il bambino sta bussando alla porta ma non gli apre nessuno, lui sa che non gli aprirà mai nessuno eppure sta lì. Ora rivedo una gatta che aveva, non c'entrava un cazzo. Poi ho passato il suo periodo jazz, cazzo il jazz, poi festival jazz che amarava, chiama i più grandi pianisti, i più grandi trombettisti, i più grandi gestisti d'Italia e d'Europa, vanno con lui e Gino Paoli. E allora vedi che entra il complesso jazz e cominciano, poi entra il sax, entra lui, c'era una volta una... Ma che cazzo! Ma
Il repertorio, dai. Il repertorio. Io vi lascio. Vi lascio perché è una serata magica da goderla, raramente si vedono queste cose e ci sono ospiti che non sono di Genova come Renato, la gente è venuta anche a sentirla e deve riuscire perché è giusto che voi la saporiate totalmente, questa gente che non vediamo mai, che la vediamo solo attraverso un cazzo di piccolo schermo, attraverso questi festivalini. Poi apriremo i camerini e voi come un'orda entrerete dentro. Io vi abbraccio e signori ci attende un periodo, io non vi volevo rovinare la serata, ci hai messo una bella pezza, ma no, ma cazzo, adesso con Serpico hanno preso Serpico, il magico computer, 22.000 analizza 22.000 dati al secondo, 2.000 server che controlleranno il buco del culo dell'ultimo conto corrente di Genova. Io sono convinto, avete detto pagare le tasse, benissimo, io le pago le tasse, però se pago le tasse la patrimoniale che hai detto te, io mi incazzo, perché se io pago la patrimoniale da l'altra parte mi ci devi mettere delle altre cose, e cioè abolizione delle province, doppio stipendio, terza carriera, vaffanculo, abbassiamo lì. Stai prendendo solo te. La patrimoniale l'abbiamo già pagata. Chi ha comprato una casa ha perso il 20%, chi ha comprato le azioni quotate in borsa ha perso il 30%, chi ha comprato i bond ha perso il 20%, l'abbiamo già pagata. E se paghiamo vogliamo i servizi, il rapporto cittadino-stato attraverso le tasse deve cambiare. Io pago le tasse, esigo dei servizi, se non mi dai dei servizi ti mando a fanculo. Italiani, italiani, basta, è il minimo. Ma perché fai questo? No, adesso noi, vi dico una piccola battuta di questo Slavoj Žižek, che è un mio amico, è un filosofo, racconta un aneddoto, non suo, ma un aneddoto che si dice, che secondo me è straordinario, che determina e ti fa vedere come viviamo oggi. Uno, una volta alla DDR, uno viene, un cittadino della DDR, ex DDR, della Germania, viene mandato in un campo di lavoro. Lui prima di partire parla agli amici e dice: io vado e vi scriverò e vi farò sapere come sto. Però, dato che controllano la posta, io se scriverò con l'inchiostro rosso vorrà dire che è tutto falso. Se scrivo con l'inchiostro blu è tutto vero. Teniamoci così, almeno ci sappiamo regolare. Parte, dopo 2 mesi arrivano agli amici decine di lettere in chiostro blu con scritto: venite, è fantastico, c'è qualsiasi cosa, i supermercati, qualsiasi cosa, non me l'aspettavo, è meraviglioso, c'è pieno di mussa, è pazzesca la DDR, venite tutti, l'unica cosa che manca è l'inchiostro rosso. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Questa bene, è profonda, è profonda. Guardate bene, che è profonda. È bellissima. Non cercare di capirla. No. Grazie a tutti. L'ho capita. È la vita. Godetevi questo spettacolo. È la vita degli altri. Godetevi questo spettacolo. Allora. Ho paura adesso, ho paura. Perché ti sto abbracciando? Mi fa le battute, adesso mi fa le battute. No, vuoi le battute, no. Ma io ti esterno soltanto affetto e amore. Lo credo. Nonostante tutto quello che c'è stato. Ancora siamo qua. Ci vogliamo bene. Questo è vero. Ciao a tutti, grazie signore. Ciao. Beppe Grillo.